Pasquale. Esattamente, si è scaldato parecchio Manuel Pasquale. Ancora il quarto uomo glielo ha cortato. La parte opposta precisa, ottimo il controllo di Darmian, arriva sul fondo in mezzo Zaza. Ascoli, e Zaza è anche l'unico giocatore di questa... Lancio a cercare il movimento di Zaza, di nuovo posizione regolare, lo affronta Martinsindi all'interno dell'area di rigore, va su Zaza, calcio di rigore. Nei confronti di Martinsindi, lo rivediamo. Chiara occasione da gol, ci sta tutta la decisione di Karasev. Karasev che di rigore ne ha fischiati tre in un Borussia Mönchengladbach Lazio di Europa League un anno e mezzo fa. Parte De Rossi, tiro morbido. Si a fare il ricevitore, ad abbassarsi sulla linea dei difensori per avviare. Ora giro immobile, due contro uno. Dall'altra parte è libero Zaza, giro immobile, arriva davanti a Silesen, tocco indietro per Zaza, il controllo Zaza. La risposta di Silesen, ma che azione in contropiede, contropiede da... Immobile si è fatto 60 metri quasi, palla al piede, ha avuto la lucidità di toccare al centro e poi Zaza ha sfiorato il suo primo gol in azzurro dopo aver procurato il rigore. Più occasioni in Italia che non contro Costa Rica e Uruguay al Mondiale. In tutto il Mondiale. Il colpo di testa tentato da Zaza, che viene fermato però dal... Nagawa, il giapponese. De Jong, lo scambio con Sneijder, va in pressing adesso Zaza, cerca di sradita. In mezzo di Sciglio va a cercare Zaza, di prima intenzione, gran palla per Immobile. Bellacci, una giocata fantastica, con il petto Zaza, come se copre alle sue spalle. Blind anticipato poi Sneijder da Marchisio, Zaza cerca ancora Marchisio, la chiusura della difesa olandese, il tocco è centrale per De Jong, arriva De Rossi, prova ad allargare su Zaza che tenta di proteggere il pallone con il corpo. C'è stata un'espulsione giustissima perché l'Italia ha messo in difficoltà l'Olanda fin dai primissimi mossi su calcio di rigore. Il velo di Zaza, di nuovo la combinazione che riesce con Immobile, sempre Zaza, inseguito adesso da De Vrij, prova ad aggirare l'avversario. Alberto, rimedio? Io ho un debole per Immobile, dai tempi dell'Under 21, quindi direi Ciro Immobile, però non possiamo non fare una citazione per De Rossi, Marco. Sì, però tu... ...di Gian Matteo, un compagno di club di Verratti e qui, di Sirigu. E qui ci godiamo una delle tante giocate di Zaza nel corso del primo tempo, secondo Stefano Bizzotto. De Lippi, Donadoni, Prandelli, o pareggio sconfitto. De Rossi, triangolo con Zaza. Così, Ranocchia, Zaza viene incontro, scambio su di lui, c'è De Jong, Zaza la sponda verso Immobile, out che prolunga verso Van Persie, anticipato ancora una volta da Bonucci, anche lui sta giocando una grande partita, poi Giaccherini prolunga per Immobile, il colpo di tacco, ancora Giaccherini, c'è Zaza, Immobile fuori gioco, fuori gioco, peccato davvero di recupero, un minuto soltanto. Zaza Astori, lo attacca Kaut, sfida il pallone, Zaza, il controllo, si gira Zaza, pensa alla battuta, ancora Zaza, tiene il possesso del pallone, prova il sinistro, esterno della rete. Allora, si poteva servire la soluzione del traversone, Zaza qui ha fatto l'attaccante di razza, si è fidato del proprio istinto, è riuscito anche a tirare, ma da lì l'angolo era c'era veramente impossibile. C'era la deviazione di Gian Matta, c'era calcio d'angolo per l'Italia. Antistadio a San Nicola di Bari, 48.000 per un incasso di 587. Colpo di tacco di De Rossi, Zaza, c'è spazio per il sinistro, Zaza blocca Silesen in due tempi. Visto il gol che ha segnato il Sassuolo Cagliari, ci sta tutta questa scelta. Grande giocata ancora di De Rossi che ha innescato Zaza dai 20 metri, ha provato a sorprendere Silesen, intervento certo non perfetto, tra l'altro c'era stata una lievissima deviazione di un... ...per l'attaccante del Sassuolo e che intesa con Immobile e sicuramente... ha creato, come dire, qualche problema il Paris Saint-Germain in campo.